Devo dire che peraltro noi non eravamo i primi, cioè, ad osservare queste cose, perché arrivando nel 1944 gli italiani erano arrivati buoni ultimi nei campi, ma i testimoni di Geova erano arrivati molto molto prima. Ecco, su Mauthausen chiaramente noi abbiamo delle presenze già subito nel 1939, nel 1940. Ma risaliamo al 1933 con il campo di Dachau, che vede una presenza piuttosto massiccia dei testimoni di Geova, che naturalmente vengono inseriti con i primi gruppi che sono appunto gli oppositori al regime, e il fatto stesso che loro non avessero accettato questa indicazione del regime li mette in una condizione di opposizione. La condizione dei testimoni è una condizione particolare che deriva dal loro status, diciamo, cioè da quello che loro hanno inteso dimostrare con la loro attenzione particolare alla predicazione della Bibbia, e quindi naturalmente in questo modo con la loro non accettazione del servizio militare e contemporaneamente il giuramento di fedeltà a Hitler. Sì, i Biberpoche, che noi chiamavamo Bifo, erano contraddistinti da questo triangolo viola che lei vede e che fa parte dei gruppi praticamente di triangoli che erano destinati nel campo secondo la motivazione che l'SS aveva voluto dare. Avrebbero potuto essere liberati, era chiesto a loro di abiurare praticamente, cioè di con una firma praticamente avrebbero potuto ottenere la libertà, cosa che loro non chiesero per la maggior parte, anzi la gran parte non chiese e non ottenne naturalmente, e questo significa che in loro, secondo me, l'esperienza è ancora diversa e maggiore di quella che fu la deportazione in quanto tale, più profonda, più viva e naturalmente vissuta perché voluta. Un piccolo numero di umili persone accolse il messaggio biblico e si accinse a farlo conoscere con l'ausilio delle pubblicazioni degli studenti biblici. A San Germano Chisone si formò così la prima congregazione o comunità di studenti biblici. Sin dal 1903 il piccolo gruppo si riuniva in questa casa di Fanny Lugli, probabilmente la prima testimone italiana. Nel 1915, con l'ingresso in guerra del Regno d'Italia, per quei primi studenti biblici sorse il problema di mantenere una coscienza pura e non farsi coinvolgere nel sostegno alla guerra. Come avvenne a Remigio Cuminetti. Aveva aderito agli studenti biblici intorno al 1910 e per aver rifiutato di partecipare allo sforzo bellico fu processato e condannato nel 1916 dal Tribunale Militare di Alessandria. Con tutta probabilità, Cuminetti fu il primo cittadino dell'Italia Unita ad essere stato condannato come obiettore di coscienza. L'avvento del regime fascista creò altre difficoltà al piccolo gruppo italiano di studenti biblici, che nel 1931 assunsero il nome scritturale di Testimoni di Geova. Nel ventennio mussoliniano, i testimoni italiani, insieme ai loro simpatizzanti, non superarono le 150 unità. Nella quasi totalità furono vittime di un qualche intervento vessatorio del regime. I primi provvedimenti documentati contro di loro risalgono al 1925. Perché tanta preoccupazione da parte delle autorità fasciste? Il fenomeno più grave è quello che deriva dal rispetto del precetto cristiano non uccidere, poiché i componenti la setta credono che per nessun motivo debbano impugnare le armi. Furono impartite disposizioni perentorie a tutte le prefetture. Nessun mezzo deve quindi essere trascurato per reprimere ogni conato di attività della setta, e poiché questa si alimenta delle stampe pubblicate dalla Watchtower, Torre di Guardia, pregasi di impartire rigorose disposizioni perché tali stampe, ogni volta che sia possibile rintracciarle, siano sequestrate e siano intercettate. Il 19 aprile 1940, 26 testimoni comparvero davanti al Tribunale Speciale Fascista che aveva sede qui, nel Palazzo di Giustizia di Roma. Nella tristemente nota Aula Quarta furono tutti condannati a un totale di 186 anni e 10 mesi di reclusione. Su 142 condanne per attività religiosa ritenuta illecita dal Tribunale Speciale, 83 riguardavano testimoni di Geova. Almeno uno di loro, Narciso Riet, fu condannato a morte a Berlino, dopo essere stato deportato nel 1944 a Dachau, uno degli infami lager nazisti. Riet fu uno degli oltre 2000 testimoni internati per la loro fede nei campi di sterminio nazisti.
Finita la guerra e la dittatura, che ne era stato dei testimoni italiani? Erano pochi, solo 138 nel 1946, ma c'erano e pronti a riorganizzarsi per parlare alla gente della parola di Dio, come aveva comandato Gesù. Pur finita la dittatura, persisteva un clima di intolleranza verso le minoranze religiose. Nel dopoguerra, decine di testimoni vennero arrestati e processati solo perché parlavano della loro fede. Ho affrontato due processi, il primo nel 1958, il secondo nel 1959, e mi trovavo nella città di Terni. Ero in servizio assieme a un compagno di fede in una palazzina. Qui ci vide un signore che predichevamo. Quando scendiamo dal palazzo, veniamo fermati da un agente. Lui diceva che raccoglievamo denaro dalle persone, mentre invece noi stavamo semplicemente predicando. Non accettò questa ragione, perciò ci invitò a seguirlo in questura. Andando lì potemmo dare spiegazioni chiare alle autorità, dicendo che il nostro intento era quello di divulgare la nostra fede religiosa, non di raccogliere denaro. E, secondo lui, dato che avevamo violato la legge, ci disse che dovevamo pagare una multa. Certo, non fummo d'accordo con questo, perciò si fece il processo. Quando ci fu la causa, fummo assolti perché appunto il fatto non costituiva reato. Poi il secondo processo, come ho detto, avvenne nel 1959. Lì fu più semplice per il fatto che già c'era stata la precedente causa e quindi fu subito, diciamo, risolta senza ulteriori problemi. Il clima era abbastanza teso, poiché sapevamo che spesso venivamo fermati dalla polizia. Quindi nella nostra borsa portavamo la Costituzione della Repubblica Italiana proprio per dimostrare la correttezza della nostra opera. Con tenacia, un piccolo ma crescente numero di testimoni ha proseguito la sua attività, non solo andando alle case della gente. Si sono fatti conoscere anche grazie a raduni a livello nazionale, che man mano che crescevano nel numero di presenti attiravano sempre più l'attenzione. Tuttora si radunano anche in locali realizzati con il contributo e la manodopera volontaria degli stessi testimoni. I luoghi di culto più piccoli tengono le loro riunioni settimanali, durante le quali esaminano come la Bibbia è utile per la vita quotidiana e familiare o per incoraggiare altri. Forse però i testimoni sono soprattutto conosciuti per la loro attività di evangelizzazione. Oggi in Italia non è difficile incontrarne uno per strada o alla propria porta. Perché lo fanno? Per ubbidire al comando di Gesù, che profetizzò che l'Evangelo o la buona notizia del Regno di Dio doveva essere fatta conoscere ovunque. Dalla Bibbia hanno imparato a valorizzare l'unità della famiglia. Si considerano fratelli e sorelle, senza distinzioni. Nei loro 100 anni di storia italiana hanno apportato un sia pur piccolo contributo, lottando perché fossero rispettati i diritti delle minoranze. Pensate a tutto questo e alla loro storia centenaria, la prossima volta che incontrerete un testimone.